Conferenza stampa nella sala giunta del comune di Catanzaro dai promotori della petizione popolare Giù le mani dal conservatorio. L'iniziativa è stata preceduta da un incontro con il sindaco Abramo, al quale sono state consegnate le firme raccolte tra i cittadini. Sì, oggi noi abbiamo, diciamo, formalmente consegnato all'amministrazione comunale le firme, le sottoscrizioni raccolte in circa 2 mesi in città su questa petizione popolare che abbiamo denominato Giù le mani dal conservatorio, intendendo con questa definizione Giù le mani dal conservatorio come istituzione accademica, cioè difendiamola, teniamola, manteniamola, valorizziamola. L'altro significato è sulla sede, la sede attuale, che è il conservatorio attualmente è collocato nell'ex Istituto Rossi, un ex monastero, una sede straordinaria per valore artistico, per il fascino, per la storia che ha in pieno centro storico. Siccome l'amministrazione comunale è intenzionata a trasferire il conservatorio da questa sede che noi giudichiamo straordinaria, dove ovviamente si potrebbe rilanciare il conservatorio, in una sede invece che a nostro giudizio condannerebbe inevitabilmente alla chiusura, alla morte, diciamo così, del conservatorio, perché è una sede assolutamente impalpabile, anonima, inadeguata. Noi abbiamo raccolto firme su questa ipotesi, cioè difendiamo il conservatorio, difendiamo la sede del conservatorio e chiediamo un rilancio. Abbiamo detto al sindaco che noi non ci innamoriamo di noi stessi. Quando abbiamo lanciato questa iniziativa era un'idea che ritenevamo fosse giusta. Però se avessimo riscontrato tra i cittadini in ogni parte dove abbiamo girato un dissenso rispetto alla nostra proposta, saremmo tranquillamente tornati a casa e avremmo rinunciato a portarla avanti. Viceversa, invece, abbiamo riscontrato un consenso unanime alla nostra richiesta e nessuno che abbia detto, ci abbia detto sì, è bello, è buono, è utile chiudere il conservatorio o trasferirlo in una sede dove purtroppo potrebbe chiudere. Sono tutti i cittadini unanimemente d'accordo nel difendere sede e istituzione. Forti di questo convincimento siamo andati avanti e ci siamo sentiti legittimati a trasferire questa opinione diffusa, molto diffusa, pressoché unanime, come ho detto, al sindaco. Il dato positivo di oggi è che anziché trovare uno scontro, un braccio di ferro, abbiamo trovato un sindaco rispettoso di quanto abbiamo detto, di quanto abbiamo sostenuto, rispettoso dei 2.500 cittadini che hanno liberamente, responsabilmente, consapevolmente sottoscritto la petizione e si è dichiarato, diciamo, attento e disponibile a ripensarci.